Ciao a tutti ragazzi, ragazze, amici o amiche. Eccoci qua tornati con un nuovo video dove andremo a vedere i 10 calciatori più grassottelli della storia del calcio. So bene che avere qualche chilo in più ed essere un po' sovrappesi può rappresentare un bel problema per tutte le persone che si trovano in questo stato, ma ci tengo a precisare che questo video è fatto e realizzato per riportare delle storie vere, ma senza mancare di rispetto a nessuno. Anche perché diversi di questi giocatori sono diventati dei veri e propri idoli grazie alla loro stazza. Quindi guardate il video per quello che è, ovvero un filmato simpatico e goliardico. Buona visione! Numero 10. Al decimo posto troviamo uno dei giocatori più forti di sempre, Ronaldo, che con le sue giocate ha fatto innamorare del calcio tantissime persone. Ma il suo peso troppo elevato è stato un problema che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera. Nel 2002, anno in cui il Brasile ha vinto il mondiale, in Corea e Giappone, pesava già 90 kg e negli anni successivi, con il ritorno in Brasile, ha raggiunto la soglia dei 120 kg. Numero 9. Al nono posto troviamo Felipe Sodigna. Il talentuoso fantasista ex Brescia e Trapani fu costretto a fermarsi a soli 28 anni per delle problematiche legate al peso. Un vero peccato, perché il ragazzo possedeva delle buonissime doti tecniche. Ha continuato poi la sua carriera con squadre di serie minori. Numero 8. Ferenc Puskas. Puskas è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Nel 1958 però, durante la rivoluzione in Ungheria, fu costretto a stare lontano dai campi per ben 2 anni e durante quel periodo ingrassò molto, ma poi al rientro in campo ha fatto prevalere la sua classe e il suo talento ed ha scritto un'importante pagina nella storia del Real Madrid. Numero 7. Michael Quinn. Mickey Quinn, ex attaccante di Portsmouth e Newcastle, arrivò a pesare ben 94 kg. Nonostante la sua altezza fosse di circa 1,78 m, non essendo un fuoriclasse come altri giocatori presenti in questa classifica, Quinn viene ricordato più per il suo peso che per le sue giocate in campo. Numero 6. Adriano l'Imperatore. Talento puro, con un sinistro ed un fisico esplosivi, viene ricordato per le sue giocate e la sua esplosività che abbiamo avuto la fortuna di apprezzare nella nostra Serie A. Ma il fenomeno brasiliano è anche ricordato per il suo peso, infatti pensate che è arrivato a pesare più di 100 kg. Numero 5. Walter Henrique. L'attaccante brasiliano che a soli 26 anni si è trovato senza squadra per dei motivi legati al peso. Henrique, alto più o meno 1,80 m, è arrivato a pesare circa 102 kg. Numero 4. Adebayo Akinfewa. L'attaccante del Wimbledon che grazie al suo peso e alla sua stazza è diventato una vera e propria star del web. È arrivato a pesare circa 102 kg, però, a differenza di tanti altri, Akinfewa non è grasso. Vanta di un'impressionante massa muscolare. Numero 3. Jeroen Verhoeven. Verhoeven, o se così si dice ragazzi, è un portiere olandese che durante la sua carriera ha militato nell'Ajax. Amato e incitato dai tifosi della squadra olandese, oltre che essere soprannominato Pizzaman, è stata richiesta più volte la sua convocazione in nazionale. Il portiere sembra che sia arrivato a pesare 125 kg. Numero 2. Daniel Badislav. Al secondo posto troviamo il portiere rumeno Badislav, anche lui eroe del web, che è arrivato a pesare ben 130 kg. Numero 1. William Falk. Falk è stato il primo capitano storico del Chelsea. Il portiere dei Blues, che pesava ben 150 kg, fu soprannominato Fatty, ovvero Grassottello. Questa era la top 10 dei giocatori un po' grassottelli che abbiamo visto nel corso degli anni. Spero di avervi strappato un sorriso e che il video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, lasciate un bel like qua sotto ed iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video e come dico sempre, shabalala a tutti!